Puntata di Overtime Sport Hall. Nel nostro sommario basket, meta Formia e promozione. Nel volley la Marzocchi Fondi vince il primo dei big match del mese di aprile. Apriamo la nostra trasmissione con la festa di sport e solidarietà che si è svolta lo scorso venerdì presso il Pala Borelli, dove Pallavolo Minturno, Basket Scauri e Vespa Club hanno animato il pomeriggio davanti a numerosi spettatori e a tanti ragazzini. Noi eravamo lì e vediamo il servizio. Terza edizione di Insieme per la Solidarietà, basket e pallavolo insieme al Vespa Club marciano e a tamburo battente, potremmo dire così. Presidente Roberto Ricola, il Basket Scauri ha voluto esserci quest'oggi con la pallavolo, una simbiosi che va avanti ormai da tre edizioni e questa volta è per un motivo ancora particolare, quello di mettere in sicurezza il palazzetto per il proprio pubblico. Sì, è una grande soddisfazione per noi. Come hai detto te, Peppe, con la pallavolo, con gli amici della pallavolo siamo in un ottimo rapporto, un'ottima sintonia tra noi. Sì, l'argomento è importante perché, come ben tutti sanno, abbiamo avuto dei grandi problemi appunto per l'agibilità del palazzetto, che fortunatamente con il sacrificio che abbiamo fatto noi, la pallavolo e gli altri amici, abbiamo risolto. E comunque una bellissima manifestazione e veramente sono contento di vedere tutta questa gente qui, questi bambini, e sono loro il futuro del paese. Nella terza edizione, ormai da qualche edizione fa parte anche il Vespa Club, un Vespa Club che è accanto alle due società e quasi quasi fa da volano a tutte e due. Ma usare il buonasera a tutti e ringrazio ancora una volta l'emittente del Golfo vicino a questa terza edizione Uniti per il Sociale qui al Palazzetto dello Sport. Sì, le nostre Vespe montano il volano e noi in effetti a livello proprio umano e fisico facciamo anche da volano per questa manifestazione, siamo uniti dalla stessa passione, non facciamo solo Vespa praticata in sella per fare chilometri e rappresentare la nostra città nelle varie manifestazioni vespistiche, ma lo facciamo sia a livello sportivo ma soprattutto a livello sociale. Questa di stasera è la terza edizione, Vespa Club ancora una volta protagonista nel miglior modo possibile e soprattutto con questa cornice fatta di numerosi bambini, i nostri figli, che va comunque seguita e incentivata. Complimenti a questa società capofila del Palazzetto dello Sport, Basket Scauri e Pallavolo Minturno, dove noi nel nostro piccolo cercheremo di rimanere più vicino possibile sia a livello sportivo ma soprattutto nel collaborare sempre più per queste manifestazioni. Grazie. Marco Conte della Pallavolo Minturno, un palazzetto che è stato chiuso un mese e quasi non ce ne siamo accorti perché praticamente gli interventi sono stati fatti a tempo di record e con grandi sforzi da parte di tutti quelli che hanno preso parte. Sì, è capitato, siamo stati fortunati che comunque in quel periodo non avevamo partite in casa né noi e neanche il Basket Scauri, la cosa ci ha fatto non piacere, però comunque ci ha giovato sotto il fatto logistico che comunque abbiamo potuto lavorare in totale sicurezza e soprattutto le persone che si sono adoperate per fare questi lavori in prima persona sono riusciti a tempo di record a rendere agibile questo tempio dello sport. Volevo aggiungere, questo è il terzo anno, la terza edizione di questa manifestazione che sempre di più si sta consolidando, sta aggregando associazioni, siamo partiti in primis la pallavolo e il basket, da quest'anno il Vespa Club si è unito e ha dato anche il suo contributo, buon contributo, ha reso questa cosa, questa manifestazione una realtà per il comune di Minturno, una realtà che comunque
comunque al di là delle problematiche delle istituzioni, anche, possiamo dire che le persone riescono a oltrepassare queste problematiche, quindi siamo riusciti ad ottenere questa tanta sospirata agibilità per il palazzetto, siamo riusciti negli anni precedenti ad acquistare macchinari, defibrillatori per mettere a disposizione delle associazioni che giocano qui all'interno del palazzetto, e il primo anno addirittura abbiamo devoluto dei soldi in beneficenza. Massimo Moni, una manifestazione intersportiva, non solo pallavolo, cioè non si è chiusi nel proprio ghetto, ma anzi è un intero comune che si apre allo sport. Ma noi ormai con il Basket Scauri è una collaborazione continua già da qualche anno. Questa è la terza edizione, si è aggiunta un'altra associazione, il Vespa Club. Stiamo cercando di incentivare sempre tutte le attività del sociale insieme al Basket Scauri, che voglio veramente ringraziare in maniera forte come rappresentante della Pallavolo Minturno per tutti gli sforzi che hanno fatto per rendere agibile questo palazzetto dello sport. Loro sono entrati proprio in prima persona. Noi ci siamo impegnati a fianco a loro, e oggi unire i settori giovanili, i bambini, le bambine delle nostre associazioni è la cosa più bella che potevamo vedere. Quindi appuntamento alle prossime edizioni, e sicuramente continueremo a fare qualcosa per il sociale. L'appuntamento è stato lanciato, Roberto, adesso si cresce insieme. Volevo ringraziare in primis Modesto Forte come responsabile del Vespa Club. Grazie. Parliamo di basket di Serie B. In Serie B riparte la corsa ai playoff del Basket Scauri, che batte 112-78 la Globo Isernia e accorcia sulla nuova Aquila Palermo, bloccata sul terreno della Stella Azzurra Viterbo. In classifica gli scauresi recuperano due punti proprio ai palermitani nella corsa ai playoff. Nel prossimo turno i pontini sono attesi dal big match contro la seconda forza del campionato, il Palestrina, reduce dalla vittoria sul Catanzaro. Passiamo alla Serie C Gold. Arriva la sesta vittoria consecutiva per la pallacanestro Fabiani, che batte in trasferta la Smith Roma con il risultato di 92-70, confermando la quinta posizione in coabitazione con San Paolo Ostiense, vincitore contro il Club Marino Lions. Nel prossimo turno i ragazzi di Coach Fabri ospiteranno al Palafavoccia la Virtus Aprilia in un derby pontino tutto da seguire. In Serie C Silver si festeggia in casa Formia Meda Basketball, promozione con 6 giornate di anticipo per la squadra di Coach Di Rocco, che al Palafavoccia batte l'ultima delle possibili rivali, il Fonteroma Eur, per 78-67, portandosi a più 14 sulle seconde. Vediamo il servizio e le interviste post gara a cura di Luca Masiello. Matematica per il Meta Formia Basketball, 25 vittorie in 26 impegni di campionato, esplode la festa.
migliore è stata, vabbè, vincere a Formia è sempre, non ci ho mai vinto, prima di tutto, perché ci ho vinto però non sul campo, di Pescati, Robaria, quindi vincerla sul campo è un'altra cosa. È un'altra cosa. Io dico che non abbiamo fatto niente, fondamentalmente, abbiamo vinto, ok, però... L'anno prossimo. Sono emozionato, lasciami stare. Ma come hai fatto a prendere un giocatore come Gattesco? Il coach è contento di averlo preso perché oggi ha giocato una grande partita. Con grande spirito e con l'energia che ci serviva, quindi io sono contento di aver preso Lucio. Noi obiettivamente no, però vabbè, sono punti di vista. Come ha detto prima Angelo, Odone, io penso che vincere sul campo ha tutto un altro sapore e credo che anche vincere con questo tipo di partita, così aspra, così spigolosa, così impegnativa, ha un altro tipo di sapore, perché se si fosse dilatato il punteggio, certo, avremmo lavorato di meno, però forse vincere così, con fatica, con sudore, anche con apprensione direi, ha un sapore magico. Quindi la festa è ancora più bella. Allora, noi abbiamo iniziato questo progetto 4 anni fa per gioco, veramente per gioco. Poi ci abbiamo fatto la bocca e ho sentito qualcuno che già era presente l'anno scorso, che l'amaro in bocca l'anno scorso c'è stato e c'è stato fino a questa sera, ve lo garantisco, almeno a me. Perché l'anno scorso avevamo fatto un percorso altrettanto buono come quest'anno, forse anche migliore. E perdere una partita è dura. Comunque sono felicissimo perché finalmente abbiamo coronato questo nostro sogno. Qualcuno poco fa mi ha detto adesso viene il bello. Noi siamo pronti. Il lavoro singolo, ma veramente questo è stato un team che oggi ha vinto la 25esima partita su 26 disputate e direi che insomma questa è la fotografia di una bellissima storia che abbiamo scritto in questi 2 anni vincendo e quindi ne siamo veramente orgogliosi. Nel prossimo turno i ragazzi di Coach di Rocco affronteranno la trasferta di Bracciano. Raggiunta la promozione, ora il traguardo diventa quello dei 62 punti. In promozione, partiti playoff, sconfitta nella prima gara dei playoff la Jumbo Basket di Formia, battuta sul proprio terreno dalla Libertas Roma Academy per 63-68. I ragazzi formiani sfiorano l'impresa recuperando nel finale da meno 10 a meno 1 e cedono proprio sulle ultime azioni. Vediamo il servizio. Comincia con una sconfitta il cammino della Jumbo Basket nel girone 1 dei playoff promozione. I ragazzi di Coach Ottobre, che avevano chiuso il loro girone da prima della classe, devono arrendersi al suono della sirena alla compagine romana della Libertas Roma Academy, trascinata da un Fierro con 28 punti. I formiani, che fino alla fine hanno tentato di vincere il match recuperando da meno 10 a meno 1, devono arrendersi sul filo di lana alla maggior determinazione dei romani. Tra i ragazzi di Coach Ottobre è da sottolineare la prestazione di Leccese con 16 punti, mentre sottotono Sorrentino, autore solo di 6 punti. Partita fondamentale, forse la più difficile del nostro girone, visto che siamo andati in casa della prima del girone Latina e insomma era fondamentale fare questi 2 punti, i ragazzi ci hanno fatto una partita strepitosa, contando anche che abbiamo avuto l'infortunio di Sacchi, insomma, che è uno dei nostri giocatori principali, quindi insomma veramente bravissimi tutti. Abbiamo visto un'ottima circolazione di palla e una buona percentuale nei tiri da tre, insomma. Sì. Beh, ci alleniamo molto su questo, insomma, sul ritmo e poi il tiro, insomma, sono le caratteristiche principali. Non siamo una squadra grossissima fisicamente. Siamo riusciti a sopperire con le nostre qualità, insomma, alzando il ritmo del gioco e precisione al tiro. Ve l'eravate studiata attentamente, conoscendo l'avversario? Beh sì, assolutamente, sapevamo che dovevamo alzare il ritmo e quindi insomma l'abbiamo puntata su quello. Avremmo sofferto molto fisicamente, loro sono molto, una squadra molto tignosa, non hanno mollato mai sul meno 10 a 3 minuti alla fine, molte squadre avrebbero dato per persa la partita, invece loro sono arrivati fino a meno 1, insomma veramente complimenti anche a questa squadra perché è molto, molto buona, secondo me è una delle favorite per passare comunque questo girone. Oddio, cosa non ha funzionato? Quando si perde ci stanno sempre molte cose che non funzionano.
questi sono i playoff. È normale che troviamo squadre attrezzate contro, e questa è un'ottima squadra. Noi lo sapevamo, sappiamo che il girone nostro comunque è difficile, non è un girone facile. E diciamo che quello che abbiamo fatto fino adesso è stata una bella cosa. Abbiamo vinto il nostro girone ed è, diciamo che è la nostra gratificazione. Certo, se riusciamo a vincere qualche partita dei playoff non ci dispiacerebbe. Sappiamo che comunque è dura, sarà dura la prossima a Roma, sarà dura ancora di più quella del 1° maggio qua. Ci proviamo. Quello che non ha funzionato, quando trovi avversari più bravi è difficile. I playoff azzerano tutti gli equilibri, si ricomincia da capo. Sì, si ricomincia da capo. E il problema è che non ci stanno squadre materasso, quindi sono 5 squadre forti. E diciamo che è come se stessimo giocando con le prime 5 del nostro girone. 4 le abbiamo perse, 4 le abbiamo vinte. E ci sta, speriamo di farne 2 e 2 e vediamo che succede. Continuiamo sul comunque con entusiasmo a... Sì, quello sicuramente, se no non stavamo qua, se no non ero nemmeno arrabbiato in questo momento. Ero felice e contento, invece non sono felice e contento. La smaltiamo tutti quanti insieme, da martedì iniziamo gli allenamenti e aspettiamo il 24 che andiamo a San Saturnino. Quindi si guarda avanti? Per forza, solo là possiamo guardare. Ormai indietro non possiamo guardare, se guardo il tabellone mi arrabbio e me ne vado. Beh, diciamo che comunque è stato un ottimo campionato per la fase regolare. Adesso bisognerà rimettere a posto i vari tasselli e ripartire per il playoff. Diciamo che il problema dei playoff, questi playoff, è che diciamo che il bonus ce lo siamo giocato. La sconfitta l'abbiamo fatta. Se vogliamo puntare a giocare anche il 23 di maggio non possiamo perdere più. Quindi ci toccherà andare a vincere 2 partite fuori casa e non sarà facile. Quindi vedremo una Jumbo sicuramente più aggressiva. Ma quello è poco ma sicuro. Vabbè, non è che non siamo stati aggressivi, loro sono stati bravi, hanno 3-4 giocatori di valore sicuramente, l'hanno dimostrato. Comunque abbiamo visto un'ottima partita giocata fino al suono della sirena. Sì, guarda, a 3 minuti dalla fine stavamo 10 punti sotto, siamo riusciti a rientrare un punto a 50 secondi dalla fine. Poi purtroppo abbiamo avuto l'ultima azione in cui abbiamo sbagliato e ci sta. Nel prossimo turno i formiani osserveranno il turno di riposo per poi andare in casa del San Saturnino. Passiamo a parlare di volley. Serie A1 maschile, vittoria della Ninfa Latina nel girone playoff per la conquista di un posto in Challenge Cup. I ragazzi di Camillo Placì battono 3-0 Milano, si aggiudicano gara 1 e si preparano per gara 2 mercoledì a Castellanza, con la voglia di continuare nella direzione intrapresa, come ha detto Capitan Sottile a fine gara. In Serie B1 femminile, girone D, passo falso della De Gregorio Terracina, che inciampa in casa contro la Napoli Volley. Le azzurre strappano una vittoria, giocando per tutto il match con più determinazione e continuità rispetto alle terracinesi, apparse soprattutto nei primi 2 set l'ombra di se stesse rispetto alle ultime uscite. Il campo dirà già se è stato un passo falso o se la voglia di giocarsi il campionato, vista la salvezza raggiunta, è un po' appagata per le ragazze terracinesi, che nel prossimo turno affronteranno il derby con l'Aprilia. In Serie B2, girone H, sconfitta la Pallavolo Minturno contro la Givova Scafati con il risultato di 3-1. Vediamo com'è andata. È successo che loro hanno evidentemente giocato meglio di noi. Insomma, un pochino la fotocopia della partita d'andata. Anche all'andata abbiamo giocato in questo modo. Soffriamo questo tipo di squadra che ci fa giocare tanti palloni, e noi non abbiamo la pazienza poi di stare lì e rigiocarli. E questa è stata la chiave di volta della gara. Comunque, la seconda sconfitta da quando è ripartito il campionato, avete forse sofferto il lungo riposo, considerando che è coinciso anche con i vostri turni di inattività? Vabbè, no. Non credo sia una giusta scusante. Abbiamo giocato contro Altino, che sicuramente è la squadra più in forma del campionato, ed è sempre stata la prima gara. Questa è una gara casalinga, sicuramente qui abbiamo diciamo dato un pochino più, abbiamo venduto più cara la pelle, però insomma poi è così, per vincere bisogna mettere giù i palloni e questo non è successo. No, vabbè, questa settimana non è che abbiamo fatto un grande lavoro
negli allenamenti, però ovviamente ho dovuto modificare la formazione perché pensavo che ci fosse una squadra un po' più compatta, invece no, ognuna faceva la sua partita, diciamo, indipendente, quindi abbiamo dovuto modificare e noi abbiamo iniziato bene e non abbiamo giocato bene quasi tutta la partita. Prossimo turno sulla carta agevole per le ragazze di Mister Ciufo che andranno sul campo della Fiamma Torrese. In Serie C regionale femminile Girone B, spettacolo al Palazzetto dello Sport di Fondi, dove la Marzocchi Fondi e la Palombara Pallavolo hanno dato vita ad un match di alto livello davanti a una straordinaria cornice di pubblico festante. Risultato 3-1 per le fondane che hanno dimostrato maggior tenuta mentale, ma la differenza di valori in campo non si è assolutamente vista. Vediamo il servizio e ascoltiamo le voci dei protagonisti. Era una gara da vincere quella che vedeva le fondane della Marzocchi Fondi impegnate contro l'Edil Fema Palombara Pallavolo e le ragazze di Mister Savastano non hanno sbagliato. Davanti a una bella cornice di pubblico le due squadre si sono affrontate a viso aperto, dando vita a una gara intensa, con le padroni di casa di inseguire le partenze a razzo delle ospiti che si sono aggiudicate il terzo set, fermando un recupero delle padrone di casa stesse da meno 10 a meno 2. Soddisfatte a fine gara entrambe le squadre, Palombara, neopromossa, ha dimostrato di essere una squadra di valore che punta decisamente ai playoff, mentre la Marzocchi cerca di coronare lo strepitoso campionato provando a chiuderlo in testa. Sì, una gran bella gara, nel senso sapevamo che comunque venivamo qui e non ci sarebbe stato regalato niente assolutamente, quindi ce la siamo giocata. Poi ovviamente Fondi sappiamo che è una bella squadra, molto compatta, molto molto corale. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, onestamente abbiamo fatto anche, siamo stati forse troppo altalenanti in alcuni frangenti della gara, però vabbè, ci sta. Se guardiamo il punteggio di tutti i set, sono tutti quanti 23, 25, 26, 24, il che significa che è stata una bella gara, spero anche per il pubblico dall'esterno. Diciamo che Fondi è una corazzata, ha fatto fino adesso un campionato strepitoso, ma le differenze in campo in effetti non si sono viste. Ma noi siamo una neopromossa, pur vero che però che abbiamo nel nostro roster delle persone con grande esperienza, quindi siamo una neopromossa con qualcosa in più. Sicuramente dobbiamo imparare tanto da voi, perché voi sbagliate pochissimo, è una delle grosse vostre forze, per cui insomma noi dobbiamo crescere ancora. Cioè, abbiamo delle persone del 2000 all'interno del campo, per cui insomma sicuramente speriamo che queste persone, queste ragazze crescano con l'aiuto delle veterane, quindi insomma della Ildico Voit, di Tiziana Iosco, di Valentina Aureli. Non voglio dimenticare nessuno perché poi con le donne è sempre pericoloso, però persone che hanno esperienza, voglio pensare che facciano eventualmente bene alle ragazze che stanno crescendo, almeno questo è il nostro augurio, insomma. Arrivato a questo punto della stagione, se lei guarda alla stagione, un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Guardiamolo sempre mezzo pieno, insomma, io sono sempre abbastanza positivo. Abbiamo perso qualche punto di troppo durante il percorso, però comunque è una cosa positiva, un'esperienza positiva. Ovviamente a distanza di 4 gare dalla fine del campionato abbiamo ancora davanti a noi la possibilità di playoff. Siamo quarti in classifica, si è allontanata un po' di più oggi la terza, quindi insomma nel caso dovessimo mantenere la quarta posizione ci prepareremo per i playoff e quindi speriamo bene. Il playoff è un campionato a parte, quindi insomma sicuramente molto molto tirato e vedremo quello che succederà, però diciamo che almeno questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio del campionato e lo stiamo ottenendo al momento, quindi non, diciamo che è positivo, bicchiere mezzo pieno. Sembrava più un punto di passaggio per lo scontro di Marino la settimana prossima e invece tutti i set sono stati tiratissimi e i parziali lo stanno a dimostrare, 26-24, 25-23, abbiamo avuto la forza e anche un po' di fortuna nel rimontare i primi due. La squadra, i nostri avversari di stasera avrebbero potuto fare anche il colpo, perché quando si arriva a un determinato punto del set diventa un po' fortunoso e ci sono meriti e anche un po' di fortuna, quindi mi sento di dire che siamo stati bravi ma anche fortunati stasera. Dicevamo con il mister della squadra ospite che in effetti Fondi, che è prima in classifica, una corazzata che ha fatto un campionato strepitoso, e loro che sono quarti in classifica, poi mi dicevano che è una neopromossa, la differenza in campo dei valori non si è vista, due squadre che si sono affrontate alla pari. Ma nel modo più assoluto, se vogliamo vedere un minimo di differenza è stato nella seconda parte del set. Ogni set vedeva una seconda parte con noi in recupero, con loro all'inizio sempre in vantaggio e noi in recupero. E ci ha detto bene tranne il terzo set, che incredibilmente avremmo potuto anche riagganciare da meno 10, sarebbe stato veramente
e capita una volta ogni 20 di riprendere da meno 10, per cui ecco, se un po' di differenza ci può stare tra le due squadre, forse un po' di tenuta mentale e di reazione, ma proprio quel tanto che basta per fare i due punti di differenza. Veramente qui è cercare il pelo nell'uovo, perché comunque sia abbiamo visto veramente una gran bella partita di pallavolo. Bella, sì, sicuramente una bella partita, ci siamo divertiti, ovviamente che gli addetti ai lavori stavamo in tensione, avremmo voluto una partita meno emozionante per quanto riguarda noi, ma poi è il bello anche questo, le persone che vengono si divertono e non vanno via con la disperazione perché hai giocato bene, quindi ci sta che puoi vincere, ci sta che puoi perdere. Bella anche la cornice di pubblico, abbiamo visto il palazzetto abbastanza pieno per essere una partita di pallavolo che di solito non ha tanto pubblico. Ma sì, tenendo presente che questo è un palazzetto che può contenere 1200 posti a sedere, quindi quando ce ne sono 300-400 sembra che è vuoto, però sì, ci fa piacere che un po' di persone ci vengano a trovare, compreso i tifosi ospiti. Come vi state preparando come vi preparerete per la prossima gara, che sarà veramente un altro passaggio cruciale per la stagione? Ma guarda, neanche si può pensare di fare una partita totalmente diversa dal solito, ormai il gruppo è quello, il gioco un po' a memoria anche è quello, si tratta di vedere se la giornata sarà positiva o meno, se le percentuali di realizzazione, se magari ci fossero un po' meno battute sbagliate rispetto ad oggi, però è evidente che non andiamo lì assolutamente per fare da cavia o rimettere la pelle, andiamo a farci la nostra partita, anche perché temo che ci può toccare solamente vincere, perché in qualsiasi caso contrario potremmo perdere la vetta della classifica, anche se dovessimo perdere solo 3-2 potremmo perdere la vetta della classifica. Nel prossimo turno le Fondane avranno ancora un big match con la seconda in classifica, una gara da vincere per mantenere la vetta della classifica appunto. In Serie D femminile girone C continua la marcia sicura della futura Terracina, che batte 3-1 la Team Sport Castello. Vittoria sofferta della Pallavolo Minturno contro la New Volley Latina, battuta al tie break. Nel prossimo turno due gare interne per le due squadre pontine. La Pallavolo Minturno ospiterà la Volley Ostia, mentre la futura Terracina riceverà in visita la Angeli O'Demoni 2012. Questo era il nostro ultimo servizio per questa settimana, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Telegolfo RTG e di ITV.